Buongiorno a tutti, quella è King's Cross. Abbiamo trovato un tavolino proprio nel posto carino. Ciao, allora, oggi è la giornata del corso, quindi sto per andare al corso. Edoardo mi accompagna fino alla porta. Siamo da un McDonald's a fare colazione. Ho provato un toffee latte che deve arrivare non so cos'è. E abbiamo preso un muffin con il blueberry, che è il mirtillo, credo. O un frutto di bosco, non mi ricordo quale. E siamo proprio davanti a King's Cross, adesso poi andiamo a cercare l'autobus per andare. Intanto Edoardo si farà un giro e probabilmente andrà al British Museum. È gratis. È gratis. Ed è grosso. E io spero di cavarmela perché sono un po' nervosa, ma me la caverò. Non siamo per niente abitudinari, eh? Uguale a quella di ieri. È uguale a quella di ieri. È uguale? Il prodotto vincitore è pasta al pomodoro da cuocere in una tazza con l'acqua del bollitore. Ciao a tutti, allora, tentativo che è un esperimento scientifico praticamente. Vogliamo vedere se è possibile cuocere la pasta in una tazza. Andiamo con i fusilli stanotte. Ok. Una zuppa con la pasta. Assorbire, quindi gonfiarsi e togliersi. Ciao a tutti, allora siamo da Starbucks per la colazione, anche se è tardissimo perché abbiamo dormito di più. Mi sono presa finalmente il frappuccino al caramello. E la cosa bellissima è che sui tavoli ci sono questi, che sono i caricatori per i dispositivi. Lì puoi caricarti, sederti con calma, tipo noi guardiamo la cartina, montare qualcosa al computer, fare quello che vuoi, e intanto ti si carica il telefono. Cioè sono troppo avanti. Non hai mai preso il bus sopra, siamo qua. Sopra, tanto oggi la giornata è variabilissima, quindi pioverà sicuramente tutto. E andiamo qua, facciamo così. Andiamo qua, così ci togliamo qui. A seconda di quanto è lungo e quanto abbiamo voglia di camminare, fare un pezzetto di Hyde Park. Per poi andare da Harrods, se ci fanno entrare. Poi da qua potremo prenderci una metro o qualcosa e andare in zona Shake Shack. Giusto? L'ultima cosa che rimane è il Tower Bridge che voglio vedere. Se qualcuno lo sa, mi spiega come si dice panna. Perché non l'ho capito né in America né qua e ho dei seri problemi. Perché in America mi hanno detto di dire wheat whip, qui ho detto wheat cream perché credevo fosse giusto, ma non, no, nel senso che mi ha detto che non poteva mettermela, ma poi in realtà c'era sopra, quindi evidentemente vuol dire qualcos'altro. È stupendo perché ci sono proprio tutte le casette a due o tre piani con tutta l'architettura tipica, il cortile sotto. Guarda che spettacolo! Quanto sono belli! Comunque voglio una di quelle cose lì che non so come si chiamano, tipo verandine con sotto la panchina dove mettersi a leggere la finestra insieme a un gatto. Hashtag sappiatelo. Ipotizzando sì. Che divento ricca da far schifo e che per lavoro devo per forza andare in una marea di città, ho appena scelto il quartiere dove prendere casa a Londra perché è un capolavoro. Cioè non vivrei mai a Londra perché è troppo umido, allora meglio la California.
Però se proprio ci sì, esatto, se proprio dovessi tutta la vita qui. Questa con Ciorci che ti guarda così. Per rendervi partecipi del piccolissimo spuntino che abbiamo deciso di fare. Una bancarella di novembre. Strano. Sì, non succede. Siamo da Hyde Park. Eh beh, uguale, dai. Ci assomiglia un sacco. No, vabbè, a parte gli scherzi, è bellissimo immaginarselo tipo le carrozze, i gentiluomini a cavallo, le dame che passeggiavano con gli ombrellini da sole. Diceva? Sì, vorrei far sapere al mondo che stiamo camminando, anzi stiamo passeggiando ad Hyde Park. Stiamo accompagnando. No, quello vuol dire un'altra cosa. Scelivo. Sì, magari non era esattamente la scena. Comunque, stiamo passeggiando ad Hyde Park di domenica senza lo chaperon, pur non essendo sposati. Sarà opportuno? Non è opportuno, no. Ma possiamo fingere di esserci incontrati adesso e che essendo in difficoltà mi accompagnavi fino alla fine della strada. E io dovrei essere in difficoltà tipo perché la mia scarpina si è rotta o qualcosa del genere. Lo vedo poco credibile. Secondo me non ci crede nessuno. Però non si sa mai. Quando guardiamo finire da un tonnelli? Dobbiamo finire da un tonnelli, sì. Comunque è tantissimo Central Park. Sì. Dai, è uguale. Adesso voglio scoprire se si può andare a cavallo. Non si può. 28 euro. Non c'è tempo. Voglio cavalcare ad Hyde Park. È una delle cose da fare nella vita. Lo so che me ne invento una ogni due minuti, ma anche quella è una cosa da fare nella vita. Va bene, la prossima volta d'estate. È iniziato a grandinare all'improvviso, ma abbiamo trovato dove riparare. Grandire molto più. Siamo sotto a un albero. Sì, per tornarci, ma ho visto l'albergo. Volevo fare quello, riprenderò questo cane perché abbiamo deciso che è quello che vogliamo io e Edoardo a casa. Ciao! Ciao! E lui lo sa. No. Mi giro a cavallo. Cielo nero e spaventoso, quasi estate! Ciao! Tentativo di avvicinamento. Paperella, lo facciamo un selfie. Ciao! Ciao, e tu chi sei con il muso strano? Accidentaccio, mentre stavamo parlando del fatto che speravamo ci facessero entrare da Erroz, perché lui ha detto che non fanno sempre entrare tutti, e io ho detto ma il mio cappellino sicuramente ispirerà fiducia, ho scoperto di avere tutto il ginocchio sinistro, cioè tutti i jeans sul ginocchio sinistro sporchi di cacca. Di che cosa non si sa? Di cacca, di uccello, tantissima cacca, quindi mi sono pulita un pochino, stupida papera. Ho fatto il selfie che mi piaceva, ma è stato un errore, mi hai fregato. Siamo nell'ascensore di Erroz. Siamo passati attraverso le borse di marche assurde e ai gioielli, perché per venire via dalle borse siamo finiti dentro. Gelati e tutti bagnati, siamo riusciti a prendere il pullman che dovrebbe portarci direttamente vicino all'albergo. Sono le 6:20, si è riusciti ancora a vedere il Tower Bridge e un altro po' di cose, caricare la batteria, solo che è continuato a piovere 5 minuti sì e 5 no, ma anche fortissimo. Poi un vento freddissimo, quindi siamo bagnatissimi e congelati, quindi direi che chiudiamo qui. Andiamo in albergo, così almeno tipo io levo le pozzanghere dalle scarpe e poi se mai riusciamo a prendere un aggiustino per cena, anche se non credo ceneremo davvero da qualche parte. Siamo riusciti a vedere praticamente tutto quello che ci interessava, e poi controlliamo la lista, ma direi che c'è tutto e anche di più.
e l'unica cosa, non sono riuscita a entrare in nessuna chiesa perché beccavamo sempre gli orari sbagliati in cui io era chiuso o era chiuso. E però niente, rimane quello da fare al prossimo viaggio e la cavalcata in Hyde Park, possibilmente d'estate, perché con questo clima è una sofferenza anche girare, però sì, abbiamo visto tantissimo, come anche il battello con un freddo cane. Va bene.